Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao Brighelle, buongiorno. È da tanto che non registro, per cui c'è sempre un po' di imbarazzo quando torno a registrare. E niente, questo è il l'attesissimo aggiornamento della casa. Quindi vi faccio vedere un po' come abbiamo risistemato un po' la casa. E tenete presente che le varie stanze le ho registrate in più volte. Un bel po' di tempo fa ormai, dovete scusarmi, ma non ho avuto assolutamente il tempo di montare il video. La intro la sto registrando adesso e quindi sarà un video come sempre casereccio, portate pazienza e niente, vi lascio alla casa e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Allora, questo è l'ingresso del salotto. Siete pronte? Vi ricordate quanto fosse fucsia? Eccoci qua, ovviamente c'è Masha e Orso, c'è il bimbo che sta finendo di fare colazione, vero amore? Ecco, questo è il salottino, vi faccio una panoramica veloce con tutti i giochi di Ale. E adesso vi dico tutto. Allora, qua c'è la porta con dietro il termosifone e qua c'è la mia nuovissima roventa Cyclonic. Ecco, questa è la parete del salotto che appunto abbiamo fatto. Abbiamo spostato il divano da questa parte perché lì c'era la finestra e Alessandro ovviamente ha iniziato a salire in piedi sopra il divano, quindi avevamo paura. Abbiamo spostato il divano qua e abbiamo fatto questo mobile, l'abbiamo creato noi di IKEA. E adesso vi faccio vedere nello specifico. Allora, per le porte grandi ho scelto io questa porta qui, spero riusciate a vederla, che è tutta in rilievo. Ok, forse quello sotto si vede meglio, è tutta in rilievo, sembra sia dipinta, invece in realtà è proprio la porta fatta così, la adoro. Allora, questa porta costa 30 euro, mentre le porte normali, quelle lì lisce, costavano 5, quindi costa un bel po' di più, però è assolutamente meravigliosa. Qui ho il mio bruciatarda della Yankee Candle che avrete visto in miliardi di foto su Instagram e lì ho la tarta Angel Wings che sta appunto bruciando. Scusate, avevo in dire che abbaiavo perché è arrivato il postino. Qui ho due foto di Alessandro più il sacchettino dei confetti del suo battesimo. Poi qui ho un alberino di questi qua di cristallo, però purtroppo ho finito le batterie e non le ho ancora riprese. È bellissimo questo alberello qui. Un Babbo Natale che mi è stato regalato con appunto candelina dentro. Il mio calendario stupendo che ho trovato da Biz Store. Questo qua era liscio semplice, ci ho appiccicato io con la colla a caldo questa renna meravigliosa ed è fantasmagorico. E poi qui abbiamo il cappello di Babbo Natale che Ale cioè era terrorizzato Alessandro dal suo cappello, adesso non lo mollo un attimo, infatti ho dovuto metterlo in alto, ecco, e balla. Oh. Ecco, spegniamo, ok, me l'ha distrutto in pochissimi giorni. Niente, qua ho la porta con bicchieri, tazzine, i miei tè, queste cose qua. Qua ho la mia riserva di candele e DVD di Alessandro. Il bello di queste porte è che per aprirle basta pigiare e si aprono così. C'è questo pistoncino qui che esce e poi io lo chiudo così e chiudo la porta. Ha anche il coso che rallenta per non sbattere, insomma, ecco, non sono una redattrice quindi non so descrivere bene le cose. Qui abbiamo l'albero che vi avevo fatto vedere 850.000 volte, che Alessandro mi sta pian piano distruggendo perché ogni giorno ne combina una, qua gli uccellini girano, cadono, ecco. Qua ho tutti i DVD, qui ci sono alcune delle nostre foto a fianco in questa cornice qui che è sempre di IKEA. Qua abbiamo di nuovo il mobiletto che qui dentro ho la
Wii, Bose e quant'altro, un casino della Madonna. Chiudiamo. Allora, qui sotto avevamo intenzione di mettere dei LED, però non abbiamo trovato quelli che volevamo, quindi abbiamo lasciato quelle lampadine lì, che è carinissima, molto semplice, molto così. E qua ho un piccolo presepe che mi ha dato mia mamma, un altro piccolo presepino che ho trovato da Casa Shop, la Yankee Candle She Butter che ho trovato scontata del 50% in un negozio qui a Schio, perché era appunto l'ultima ed è una collezione che probabilmente stanno togliendo, non so. E invece qui abbiamo il Lambergé, sempre bruciatore, profumato e quant'altro. Ecco, tenete presente che adesso appunto ho il salotto decorato per il Natale. Solitamente tutte le piante o alcune di quelle che vedete là sopra vanno in questo mobiletto qua. Nello specifico, questa piantina qui e questa piantina qui vanno qua, invece le altre, quella lì grande e l'orchidea e quella là, rimangono lì. Lì abbiamo anche un pandoro, i piatti che devo ridare a mia mamma, un pupazzo di neve che anche quello lì si illumina, ma ho finito le batterie, e un Lego di Ale che gli è arrivato appunto per Natale, che abbiamo messo lì perché sennò lo distrugge per dei pezzi. Poi là sotto tengo le coperte, qua ho altre cosine, computer. Il televisore, Masha e Orso, ovviamente sempre a paglia. E qua ho messo il quadretto che mi sto portando in tutte le case. Questo qua è il bacio di Clint, ovviamente non originale. Bene, qua ho le tende, non si vede assolutamente nulla, infatti mi sa che è meglio se tiro giù queste così riesco a farle vedere. Accendiamo la luce, ok, adesso le vedete sicuramente meglio. Queste tende qua erano due tende di Ikea che ho fatto unire da mia mamma, quindi c'è quella di velo sopra e quella beige sotto, coprente. Devo trovare ancora una sistemazione di queste tende, però per il momento sono così. E qui ho le calamite per tenere appunto sulle tende, sempre trovate da Casa Shop, che io adoro. Tra l'altro Manu me ne ha già rotta una, però io le ho abilmente aggiustate con il mille chiodi. Poi a fianco alle tende ho messo questo vaso di vetro bianco che avevo ho da tantissimi anni, e ci ho messo questa piantina finta che è fighissima perché è una palla. In realtà sembra una pianta perché ci ho messo anche il vaso sotto. Sempre Casa Shop, il vaso mi è stato regalato per cui non so da dove venga. Qui abbiamo la nostra stufa con dietro il ventilatore che spara aria, così mi porto l'aria su di sopra, le legna. Uno dei vari cestoni di Ale con i giochi, che non so se riuscite a vedere, cioè è stracolmo e sopra ce ne sono ancora. Lì abbiamo il dondolino di Ale con co coperte. Coperte ovunque in questa casa, la macchinetta. Adesso Ale distruggerà tutto, vero? Inizierà a buttare tutto in giro? No? Dopo fai casino, ho appena sistemato. Ale, ho detto dopo, dai. Sì? Coperte ovunque in questa casa, appunto ce n'è una qua, nel divano, con questo paesaggio invernale. Cioè, capite? E là ce n'è un'altra con Babbo Natale. Qui Alessandro si è messo i suoi due pupazzi, il orso inseparabile amico e Babbo Natale. E poi qui ho questo quadro sempre di Klimt che dovrebbe essere Serpenti Marini o qualcosa del genere, che io adoro follemente. Qua infatti pensavo di mettere in questa parete qua. Volevo mettere un altro di Clint, tipo la maternità, quelle cose lì che mi piacciono un sacco. E poi qui abbiamo il tavolinetto, lì abbiamo l'Indira con il suo cuscino che proviene da un divano che abbiamo buttato. Vi stavo dicendo, questo tavolinetto sempre di Ikea, qui ho una stella, no, stella alpina, una stella di Natale finta sempre di Ikea, il mio Babbo Natale con la candelina. Le mie solite tre piantine di piante grasse finte e la lanterna di Ikea. Sotto lì ho il catalogo di Ikea e sotto qua ho
ho una vecchia candela Yankee Candle con tutte le tarte dentro, che di solito tengo in quel mobile là. Adesso appunto per il Natale è così. Poi qui c'è un tappeto che ha un bel po' di anni, che abbiamo acquistato a Lidl. E niente, questo è il salottino. Cioè, non sembra neanche la stessa stanza, non so se vi ricordate, magari vi metto sotto il link del vecchio home tour. Così vi rendete conto. Alessandro, le lasci stare per favore, l'Indira? No, non mi viene su nel divano, basta. Di ciao alle brighelle. Ma guardami. Ale, Ale, di ciao alle brighelle. No. Cosa fai ancora in pigiama? E te? E te? Quanta pazienza hai? Di ciao. Bene. Allora, da questa parte abbiamo come sempre la cucina. Qui abbiamo, ho portato pochi cambiamenti, però d'effetto. Adesso vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo il solito mobile per la TV e ho fatto fare a mia mamma, prendendo una tovaglia, queste tendine abbinate. Come vedete, tutto abbinato, c'è anche il runner sul tavolo. Qua abbiamo televisore e videoregistratore. Qui c'è il mio mobiletto che fra un po' uscirà perché devo stirare, è l'asse, quella delle foppa presenti per appunto stirare. Lì ho un po' di frutta varia, qua c'è un casino, questo è il sacchettino delle Yankee Candle che ho acquistato ieri. Qua abbiamo la lavagna di Ale, e ci gioca spesso e quindi la tengo qua. Qua ho l'affettatrice, il microonde. Questo mobile, se non erro, nell'altro video era sotto la finestra, adesso l'abbiamo spostato di qua, quindi affettatrice e microonde. E qui sopra abbiamo questa bacheca in sughero con alcune delle nostre foto. E sopra abbiamo messo la scritta Family, where life begins e love never end, che adoro. Lì c'è la finestra con la mia orchidea. Abbiamo ancora il basilico il 30 di dicembre da notare. Qui ho un altro brucio essenze e lì ho l'acqua appunto per l'orchidea. Qua è il solito casino. Lì c'è il lavello con l'estrattore che ho ricevuto a Natale. Qui abbiamo il bidone della differenziata di IKEA e lo sgabello sempre di IKEA. Lì ci tengo coperte e borsa, così Ale non ci sale sopra. E poi qua abbiamo messo queste piantine, queste piantine di profumi finti. Di là abbiamo il forno con la cappa, varie cose, zucchero di canna, tutte le nostre calamite ricevute dai vari viaggi che hanno fatto amici e parenti e acquistate appunto da noi. Qui c'è il vassoio che ho fatto. Oddio, mi stava cadendo tutto! Qui c'è il vassoio che ho fatto io con le foto mie di Manuel ancora quando ci siamo messi insieme, i minion di Ale, e la macchinetta per fare il toast, la macchinetta per gasare l'acqua e vabbè, ok. Poi qua forno, dispensa, frigo. Qua abbiamo appeso questa lavagnetta che mi hanno regalato a Natale dello scorso anno, è veramente carina, la adoro. E poi qua abbiamo appeso questa scritta. Le giornate dovrebbero iniziare con un bacio, un abbraccio, un bacio, una carezza, un caffè, perché la colazione deve essere abbondante. Questa parete qui era tutta arancione e noi l'abbiamo fatta bianca fino a lì e poi là rimane arancione, come potete vedere. Lì vabbè, c'è la porta. Qua c'è il seggiolone nuovo di Ale che ho acquistato su Amazon e questo è il tavolino che abbiamo preso da IKEA, che diventa enorme, cioè diventa praticamente il doppio. Infatti, se guardate il video della vigilia di Natale lo vedete aperto. E poi c'è questo cestino che ho fatto io così natalizio, un po' di caramelle, cose varie. Questi sono i cuscini che ho messo sulle sedie. Queste sedie si chiamano Vilma, se non sbaglio, o qualcosa del genere, e quelli li ho presi dalle Leroy Merlin. Ecco ragazze, questa è la cucina. La Manuel ha fatto un disastro con la sedia, una serata in allegria.
qui sopra c'è il... Oh mamma, non mi viene più il nome. Il caliere per fare le polente che ci hanno regalato a Natale, un'altra pentola, cose varie. Ecco, questa è appunto la cucina. E questa è la camera. Questa appunto è la porta d'entrata, qui c'è la mia makeup station. E adesso ve la faccio appunto vedere nel dettaglio. Allora, entrando nella porta c'è lo stesso cuore che avete visto giù in salotto, che mi piacciono un sacchissimo. Qui dietro abbiamo il termosifone e la mia bottiglietta d'acqua per dare da bere alla piantina che vedete adesso. Qui abbiamo parte dei frutti. Allora, qua tengo rossetti e alcune tinte, quelli che uso meno. Qui ho i gloss, una crema, un kit di Kiko che non uso più e ho messo infatti su Depop. Qua tengo correttori e cose varie. Qui ho i mascara, qua ho altre cose varie. Beh, magari se vi interessa ve la farò vedere nello specifico in un altro video. Poi qui sopra abbiamo messo la mensola, questa mensola qua di IKEA. E tengo la mia borsetta di Gucci degli occhiali, questo alberello natalizio meraviglioso, il mio brucia essenze di casa, l'ho comprato da Casa Shop. Qua ci sono tutti i miei profumi e le acque profumate. Lì ho la borsa di Victoria's Secret, appunto delle acque che ho messo davanti, la tengo lì in bella vista perché mi piace un sacco. Poi sotto ho questo Makeup station di IKEA. Lì ho i pennelli da lavare, là i pennelli occhi puliti, che appunto ha anche lo specchio. E qui dentro ho diviso matite labbra, cose per le sopracciglia, matite occhi, un po' di confusione, infatti devo sistemare. Qua c'è il mio specchio della Babyliss, che è veramente enorme, ragazze, e ha tre luci, eccole. Poi qui tengo i miei rossetti MAC e MULAC, che sono quelli che utilizzo di più, e le mie tinte labbra che utilizzo tantissimo. Poi qui ho questo porta tovaglioli sempre preso da casa, su Casa Shop. Qui c'è il mio scotch fatto a forma con il portarotolo a forma di scarpa. E questa orchidea finta sempre di IKEA col suo vasetto. Qui sotto tengo le palette e qua c'ho il cassetto delle mutande, calzetti e cose varie. Poi qui ho l'appendino con i vestiti e i cappotti che tengo fuori, appunto. Poi ci sono anche le maglie di Manuel che butta là a caso. Qui sotto le scarpe che utilizzo di più, e qui c'ho un cesto sempre di IKEA con dentro dei pupazzi, delle cose insomma che utilizzo meno spesso. Scusate, un casinghiozzo. Qui c'è la tenda, cestino della biancheria da lavare, l'armadio. Queste quattro ante sono mie e quelle due là di Manuel. Poi non so se vi ricordate, i muri erano di quel verde lì, come il Bose. E abbiamo fatto anche qua tutto bianco e abbiamo appeso sopra la testiera appunto del letto questa scritta che abbiamo acquistato dalla Leroy Merlin, che non mi piace per niente, infatti sto sperando che inizi a staccarsi così la cambio. Sulla testiera del letto, allora, questa è la parte di Manuel, ha un paio di suoi profumi. Qui ho il Bose, la cassa del Bose sotto carica. Queste lampade qui, queste abat-jour le abbiamo prese da IKEA e le abbiamo composte noi. Poi ho questo portafoto bellissimo che adoro. Preso sempre su Casa Shop. Passando invece alla mia parte, abbiamo sempre la stessa abat-jour. Qui tengo elastici, forchettine, forcine, qua cosa c'abbiamo? I becchi da mettere in piega i capelli, la mia sveglia che voglio cambiare perché non mi piace più rosa. Qui ho lo svuota tasche, diciamo, non lo
No, svuota tasche, qua ci metto gli orecchini, le collane, quelle cose che mi tolgo la sera per non cacciarle in giro, le metto qui dentro. Invece da questa parte ho gli anelli. Questo è un vasetto di Ikea, ci ho messo dentro il liquido con i bastoncini buonissimi di Mimì qualcosa, non mi ricordo. Lì ho la mia crema mani, il mio balsamo labbra fatto da me e un pacchetto di fazzoletti che serve sempre. E poi qui sotto ho messo alcune cosine di Alessandro che tengo lì in bella vista. E poi vabbè, il letto con questo copriletto in stile tirolese che io adoro follemente. Infatti ne ho un altro che è proprio un copri piumino, sempre in questo stile qua. Invece questa è una copertona di pile. Sotto infatti c'è un copriletto di Ikea. E la cosa bellissima di questo completo sono le federe che sono in pile. Sono di una morbidezza assurda. E niente, questa è la cameretta com'è diventata. Questo è il bagno che non è cambiato se non qualcosina che abbiamo aggiunto. Qua abbiamo il cestino per gli asciugamani con le mie ciabatte da bagno. La stufetta che teniamo qui d'inverno per scaldare appunto il bagno perché è un piccolo termosifone che non scalda abbastanza. Lì dietro abbiamo appesi gli asciugamani. Qua c'è il solito specchio grande, spazzolini, Clarisonics, la mia ciotolina che utilizzo per lavare i pennelli, la mia vasca da bagno bellissima, porta saponetta, spazzolino, creme, cremine, spazzole, profumi, eccetera. Tappetino Ikea bellissimo, c'è anche verde, bianco si sporca immediatamente, vabbè, bidet WC, il cestino da bagno, la vasca e qua abbiamo aggiunto questo mobiletto, tendina verde, mobiletto con questa pianta finta, ci sono anch'io, pianta finta di Ikea, il profumatore quello Sense Spray, sali e amido di riso per Ale per fare il bagnetto, questa candelina, un altro brucia essenze di Yankee Candle. Qua ho la scorta di asciugamani, questo io l'avevo sistemato, ma qualcuno ci è passato. Qua ancora asciugamani per gli ospiti, asciugamani, magazzino, una piantina. Qui tengo alcune, come si chiamano, candeline appunto per il brucia essenze, così ne ho un po' giù e un po' su, un altro specchio e basta, questo è il bagnetto.